Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con The Last of Us versione rimasterizzata. Proseguiamo allora da dove ci siamo lasciati. Mettiamoci qui, facciamo scavalcare la signorina. Allora, proseguiamo la nostra avventura qui, ragazzi, sul secondo canale. Spero che seguiate tutto il gioco e spero vi stia piacendo. Dammi la mano. Ve lo consiglio di seguire perché è veramente un titolo eccellente. Tra l'altro, ragazzi, un Ecco piccolo fatto. appunto. Dal terzo video in poi, quindi da questo, credo che abbasserò un pochino il dettaglio grafico, non per qualcosa, ma perché nei primi due video l'avevo messo un po' più alto rispetto al solito, un bel po' più alto per farvi apprezzare bene il dettaglio, però ho visto che così non ci se la fa. Lascerò comunque Di qua, Joel. 1080p e lo farò un po' più, vediamo comunque se c'è qualcosa, un po' più alto rispetto al normale, tra virgolette. Però calcolate che i primi due video Madrid ci è è una voluto una bambina. vita, quindi. Come sai che Merda, stanno li lì? vedo. Due dei nostri sono morti Allora, cercando sentiamo di cosa far fuori dicono. Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e Preciso qui, assicuriamoci che non entri ok. nessuno. Quindi calcolando che anche in più nel mese di agosto non ci sarò molto, quindi non avrò tanta possibilità di lavorare su registrazioni, renderizzare, cos'è, mi devo organizzare per tempo per Volevo fare dirtelo, tutto però in i Jordans anticipo. sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi, dai, fammi, va, figlio di puttana. Aia. Eccala, no, non avevo visto l'altro tipo, effettivamente ci sta parlando, quindi non abbiamo fatto la cosa molto stealth. Quindi vi dicevo, mi devo organizzare tutto un po' per tempo e calcolando che i primi due a livello di merda. Mamma mia, quattro qua. Signorina, ce l'ha ancora dietro. Signorina, me lo porti qui, magari. Ma che fa? Vada via, signorina. Guarda questa. Che cos'è? A livello di preparazione del video mi ha comportato un rendering della durata della bellezza di 3 ore a video e un upload di ben. Non c'ho neanche. Aspetta che questo ce l'abbiamo qua davanti. Di altre. Non credo che attraverso il vetro. Invece sì. È un upload di Ellie, più o meno 10 ore, quindi. Intanto guardiamo in prendiamo giro. questo. Quindi capite bene che non è tanto proponibile, visto che appunto li devo preparare anche con anticipo, di farli tutti così, perché 13 ore per ogni video è infattibile. Quindi abbasserò un tantino la risoluzione grafica. Il aspettate, c'è qualcosa qui. Prenda. Spero comunque che si riesca ad apprezzare per bene. Qui non c'era nient'altro. In realtà qua dentro ci. Ci potevamo entrare magari. Facciamo il giro un po' lungo. Per andare a vedere se qui dentro c'è qualcosa da recuperare. Non è vero. Ricordavo ci si potesse entrare. Vabbè, signorina, proseguiamo qui. Venga con me, Tess. Tanto adesso abbiamo la chiave. Quindi per forza di cose un pochino devo Abbiamo raggruppato le abbassare il truppe sulla costa rendering. sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. Vediamo se riusciamo a fare un Bravo. po' più stealth di Ellie si come abbiamo fatto riprenderà adesso. stanotte. È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con gli altri. Ok. Tanto. Strangola. Quello è andato su. Ricarichiamo anche la pistola perché non è vero, non ricarichiamo niente perché non abbiamo colpi. Qui dobbiamo stare un po' attenti perché ci sono quei due. Vediamo se riusciamo. Oh, Qua. amico, possiamo metterci d'accordo, Sì, don't eh? worry. Ok.
Mettiamoci d'accordo qua dietro, così non ci vedono loro. Ah, facciamo anche una cosa, perché effettivamente ho notato... Prenda i colpi. Un attimo a livello di video, dov'è? Sì, video, di audio. Volumi. Abbassiamo un po' tutto il resto e teniamo i dialoghi più alti, perché... Effettivamente non sempre si sentiva benissimo l'audio. Questi che chiacchieravano, adesso possiamo ricaricare. E andiamo su. Attenzione a questo qui, vediamo se riusciamo a... Portatelo dietro. Sì, ascolta, possiamo parlare, ok? Qua. Vai adesso. Prima che si inizi a ribellare il tipo. Giustamente non è una cosa immediata quella dell'uccisione. A quanto pare ci sai fare davvero. Dov'è l'altro tipo? Tutti a massimo. Ok, uno è qui e l'altro è lì sotto. Attenzione. Damo se Tess non ti fa beccà. Vabbè che di solito non li vedono i nostri alleati. Questa era una cosa considerata una pecca da alcuni. Però in linea generale, non essendo comunque l'intelligenza artificiale il massimo, comunque non è che si può comportare come farebbe un giocatore. È anche giusto che magari non vengano visti, perché potrebbero comprometterti la missione, quindi... Ci può stare che... Noi, va bene, nel nostro caso ce la compromettiamo da soli, ecco, però... Dettagli. Facciamo fuori anche questo. Ok. Mazza che cattiveria. Ok, si muove anche in modo sguiscioso. Avremmo dovuto portare più gente. Vabbè, per adesso. Per lui basta. Coltello è un'arma da usare solo in modalità furtiva. Ti consente di uccidere un nemico più velocemente e silenziosamente rispetto a uno strangolamento. Avvicinati silenziosamente alle spalle di un nemico e farlo premendo triangolo, poi nuovamente triangolo per usare i coltelli. I coltelli possono essere usati un numero limitato di volte. Quando la loro resistenza termina, si rompono. Aumenta la resistenza trovando i manuali di addestramento. Perfetto. Forza, il molo è di qua. Andiamo. Momento. Vabbè che ci sono le scale anche qui. Aspetti, signorina Tessa. Momentino. Ok, metto di qua io? Non è vero. Tenimo premuto. Ok. Cerchiamo di proseguire con una certa furtività, anche se qui c'è un bel po' di gente, quindi non sarà facile. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Ok. Usiamo la testa. Abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud. Non so che ci sia ancora lui che ci può vendere della merda. Diamoci il coltello e diamoci sempre un'occhiata. Fanculo, Robert, quel ratto dovrà stare attento. Venga qui. Ehi, amico, non fare stupidaggini. No, però subito. Portiamolo dentro il container. Dai, prima che si inizi a ribellare. Direi anche di... prenderci magari un mattone al posto... la bottiglia, che il mattone nel caso fa anche più male quando lo andiamo a lanciare. Attenzione a quello lì. Quello ci vede se proviamo ad andare su questo, quindi buttiamoci da quest'altro lato e aspettiamo un pochino, anche perché c'è quest'altro. Quello se ne va dall'altro lato.
puntate. Vieni qua, subito, subito. No, ascolta, amico. In qualche modo ci accordiamo. Sì, sì, don't worry, ci accordiamo, ci accordiamo. Guardate che quelli guardano qui. Siamo un po' allo scoperto, quindi un attimo di attesa e poi appena si gira l'altro. Vediamo così. L'ufficio. Robert deve essere lì. Merda. Dai, subito con cattiveria. Stava postato proprio qua dietro, maledizione. Ok. Medikit ce lo prendiamo. E andiamo avanti. Perfetto. Beccato. Vogliamo solo parlare, Robert. Sì, più o meno. Non abbiamo niente da dirci, stronzi. Metti giù quell'arma. Vai a fare il culo. Sta scappando. Namo, namo. Vai, signore, vado io. Joel, di qua. Capito. Attenzione. L'avevamo qua di peggio. Ho capito, però. Ok. Ciao Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Aia. Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Bene. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che li hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati.
Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dietro la porta. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Ok, la seguo. Faccio a strada lei. Ce ne occupiamo. Muoviamoci. Ok. Ho visto un riflesso, pensavo fosse qualcosa da prendere. Di qua. So come evitarli. Sì, speriamo. Barattoli, magari li evitiamo anche loro. Prego. Vabbè, Tess ci raggiunge. Vado io? Che fa? Mi spinge, signorina? Accordiamoci. Se vuole andare lei, me lo dica. Aspetti, la seguo. C'è stata un attimo una spallata di Tess. Sono i tuoi quelli. Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ok. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Eccoci. Occhio. Possiamo fare... Non basta di ste cose? Raccogli dei pezzi con cui potenziare le tue armi. Ok, vediamo se c'è. Aspetti, signorina, controllo se c'è dell'altro, no? Va bene, le do una mano. Ok. Come va? Vivrò. Ci imboschiamo? Sì. Stop. Soldati. Quella è l'uscita. La porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. No, in teoria sarebbe il nostro stile, solo che ogni tanto degenera la situazione. Arriviamo a quella porta. Ci proviamo. Siamo da su? Ok, siamo da su. Attenzione qua. La giustizia non aspetta, soldato. Ce n'è uno e uno, quindi organizzatevi. Uno va da uno e uno va dall'altro. Sì. Mi hai preso. Vai, vai, perfetto. Ha fatto prima la signorina, che cos'è? Momento, vediamo bene dove sono gli altri. Ok, attenzione. Prendiamo di tutto e di più. Tra l'altro effettivamente non stavo usando l'udito per aiutarci magari a capire dove stanno imboscati. Sono tanti oggi. Sì, sono anche abbastanza incazzati secondo me. C'è quello lì che non so se ci vede o meno. Prendiamo questo nel caso. Senti, non essere stupido. Chi è che ha sparato? Ho sentito uno sparo, non so. Dov'era l'altro? Bene, sono pure due. Sono tre. Bene. Cosa si fa complicata? Un momento. Teniamoli bene d'occhio. In realtà
realtà possiamo anche usare il mattone, però se riusciamo a farlo senza sarebbe meglio. Ultima occhiata a questo, quello sta riandando giù, ok. Venga qui. Non essere stupido. Veloce. Dagli. Ok. Subito all'altro tipo. Prima che ci becca qualcuno. Poi occhio a quello che sale, eh. Andiamo a dare un'occhiata se... Senza farci beccare magari, dov'è? Eccolo. Attenzione, al volo, appena viene. Ok. Perfetto. Ok, abbiamo fatto fare un po' di scale. Non manca molto. Possiamo andare? La porta non era questa? Dov'era? No, mi sa che dobbiamo passare sotto. Yes. Signorina, mi scusi. Sono un attimo incartati. Proviamo a passare giù. Andiamo. Eccoci, eccoci. Forza dentro. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Ce la fa, signorina? Un po', la vedo un po' in difficoltà. Come stai? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Comunque, devo dire che la differenza grafica, giocandolo, si nota. Si nota molto. All'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Come avevo anticipato nel primo video, naturalmente, perché ce l'ha e lo ha giocato per PlayStation 3, non è che convenga tantissimo riprenderlo, a meno che non trovate un'offerta. Io, come detto, l'ho preso solo perché sono riuscito a sfruttare l'offerta del Media World, quindi portando un altro gioco ho preso senza pagare niente. Quindi approfitto anche per rigiocarmelo. Ho detto, vabbè, proponiamolo sul secondo canale. Magari sì, se c'è qualcuno che non lo ha seguito o vuole riseguirselo, così. A me fa piacere rigiocarlo, cioè l'avrei comunque rigiocato. Poi ho preferito farlo sul secondo canale, così chi non vuole seguirlo non è un problema. Reclutti sempre più giovani o sbaglio? Prima andremo con le altre serie. Oh merda, che è successo? Niente, paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di lucidi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo.
Ok, perfetto ragazzi. Allora io direi di salutarci qui con questo episodio di The Last of Us. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Mi raccomando, come sempre, commentate per farmi sapere la vostra. Se potete, condividete anche i video e seguitemi sul canale principale, quel tale Ale, e sulla pagina Facebook. Noi ci troviamo allora con il prossimo episodio direttamente da qui. Un saluto a tutti da quel tale Ale.